Prendo la parola e anzitutto benedico il Signore per la sua bontà. Che Egli non scelga guardando ai meriti, ora lo so per certo, conoscendo bene me stesso. Ringrazio Papa Francesco e il nostro caro Arcivescovo Angelo per la fiducia riposta in me. Oggi la mia vita prende una forma nuova. Entrare nella successione apostolica è un dono che lascia senza parole. Il mio desiderio più vivo è quello di corrispondere a questa grazia con tutte le mie forze per il bene della Chiesa e del mondo. Vorrei essere anzitutto e per sempre un umile servitore della parola di Dio. Vorrei che quel Vangelo che mi è stato imposto sul capo in questa celebrazione diventasse tutt'uno con la mia persona. Tra i graditi regali di questi giorni c'è stata anche una pianta di lavanda che ha riempito di profumo il mio ufficio di curia. Mi ha fatto pensare al passo della seconda lettera ai Corinzi, in cui San Paolo paragona il suo ministero apostolico alla diffusione del profumo di Cristo. Il Vangelo assomiglia molto alla fragranza di un buon profumo. Assomiglia anche ad una sorgente d'acqua che disseta e rinfresca. Abbiamo tutti bisogno oggi di più speranza, di gioia e di bellezza. Mi piacerebbe tanto che il mio ministero di vescovo fosse a totale servizio di questa speranza, nella Chiesa e con la Chiesa, in particolare a favore dei giovani. Sento che a questo momento non giungo da solo. Sono accompagnato da tante persone che mi sono diventate sempre più care. Permettetemi che le ricordi e le ringrazi. I miei genitori e i miei familiari che abbraccio con tanto affetto, i miei parenti, i miei coscritti, la mia parrocchia di origine, le parrocchie che ho avuto il piacere di conoscere e di servire, seppure in modo limitato, i miei compagni di messa, l'amata comunità del seminario, la grande famiglia dei diaconi, i preti giovani, preziosa speranza della nostra Chiesa, le tante persone con cui ho avuto la gioia di leggere la parola di Dio, i molti amici qui presenti ed ora i generosi responsabili degli uffici di curia, i rettori dei collegi arcivescovili, i cappellani universitari e i miei confratelli vicari episcopali. Un debito di profonda riconoscenza mi lega all'indimenticabile Cardinal Martini e sono molto felice che il Cardinale Tettamanzi sia stato a fianco dell'Arcivescovo per questa ordinazione. Saluto infine e ringrazio per la loro presenza i sindaci di Lissone e di Macherio, i due comuni a cui appartiene la frazione di Bareggia, mia parrocchia di origine. Essi qui rappresentano per me l'intera terra della Brianza, cui sono molto affezionato. Come dice il Salmo, mi affido alla fedeltà di Dio. A Lui consegno tutto quello che ho e tutto quello che sono in sincera obbedienza. Mi affido anche alla preziosa preghiera di tutti voi. Porti il Signore a compimento quanto ha voluto iniziare.